È un anno di lavoro. E ho pensato, molto banalmente, il quarantennale del terremoto del 1980, bisognava tirare fuori dagli archivi storici napoletani almeno 100 foto. Ha aperto oggi nel complesso di San Domenico Maggiore la mostra Sisma 80, dedicata al quarantennale del terremoto del 23 novembre 1980. Più di 100 foto allestite nel grande refettorio del convento che ritraggono gli scenari della catastrofe attraverso gli scatti di oltre 20 fotografi. Abbiamo due esemplari rari, da Alessandro e Iodice. È la prima volta che praticamente stanno insieme. È un omaggio chiaramente ai nostri maestri, ma la cosa interessante che a me è piaciuto è andare a scavare negli archivi di Foto Sud, Press Foto, Carbone, Mario Riccio, che non sono più tra di noi, e quindi un grandissimo saluto a loro. Promosso dall'assessorato alla cultura del comune, il progetto è ideato e diretto da Luciano Ferrara e mette in luce attraverso le immagini testimonianze autentiche di luoghi e vissuti che hanno subito gli effetti del terremoto. Questa mostra è stato un laboratorio di ricerca che è durato un anno e questa cosa ci ha dato la possibilità, ha dato soprattutto a Luciano la possibilità di scoprire quanto materiale fotografico, quanti archivi, quanti fondi esistono in città, e quindi su questo bisogna assolutamente avere le risorse per poter intervenire. È sicuramente una battaglia da amministratore molto ambiziosa e importante. È una mostra bellissima e quindi invito tutti a vederla, una mostra che si doveva tenere il 23 novembre del 2020 in occasione dei 40 anni dal terremoto dell'80, poi purtroppo la pandemia in quei giorni non ce l'ha consentito. Voglio fare i complimenti a Luciano Ferrara, ma a tutti i fotografi qui rappresentati, alcuni purtroppo non più in vita, ma è una mostra bellissima, sono dei capolavori di una storia purtroppo indelebile della nostra città. Napoli è un'altra Napoli dopo il terremoto dell'80, ancora oggi se ne vedono i segni indelebili. L'esposizione si potrà visitare fino al 31 marzo prenotandosi all'indirizzo mail in sovraimpressione. Per me è stato veramente straordinario questa impresa, devo ringraziare il mio team che ha lavorato in un modo egregio, e abbiamo per ultimo fatto quella grandissima esposizione sul campo, che ci sono i dati di tutti i comuni del terremoto, compresa Napoli. Secondo me bisogna fare uno sforzo per renderla stabile, cioè io credo che queste fotografie debbano trovare un luogo permanente, perché il terremoto a Napoli, in Irpinia, in Lucania, ha segnato la storia di questa città da ogni punto di vista, e quindi la memoria va mantenuta viva e la storia va raccontata a chi non c'è.